un'antica urna funebre e un'incisione. Giacomo, figlio di Giuseppe, fratello di Gesù. Un ossario che potrebbe essere collegato a Gesù Cristo in persona. Ma chi era suo fratello Giacomo? I Vangeli sono molto precisi. Gesù aveva dei fratelli. Da scettico. Immaginate se vostro fratello andasse in giro a dire io sono il figlio di Dio. A seguace. Giacomo svolge un ruolo fondamentale a Gerusalemme. Allora perché il suo nome è andato perduto nel tempo? Giacomo è un uomo dimenticato. Protagonista di uno dei più lunghi processi per contraffazione della storia, è possibile che questo ossario sia la prima prova tangibile dell'esistenza di Gesù e del fratello Giacomo? Autunno 2002. Il Royal Ontario Museum di Toronto, in Canada, espone al pubblico quella che potrebbe essere la scoperta più sensazionale dell'archeologia biblica. Un'urna funebre, più precisamente un ossario, risalente con certezza ai tempi di Gesù. Sul lato, un'incisione in aramaico antico recita Giacomo, figlio di Giuseppe, fratello di Gesù. È venuta alla luce proprio agli albori del nuovo millennio. Avevamo appena affrontato il Millennium Bug e il Papa era stato in visita in Terra Santa. Sembrava un altro di quegli avvenimenti epocali. Si dichiara che questa urna di 25 centimetri per 50 sia niente meno che l'ossario di Giacomo, il fratello di Gesù. L'ossario è un ritrovamento importante a prescindere dal fatto che vi sia scritto fratello di Gesù. Ma dobbiamo ricordare che non esiste alcuna prova definitiva che Gesù di Nazareth sia davvero vissuto all'epoca in cui noi crediamo. Ne parlano soltanto i Vangeli, scritti decenni più tardi. Questa sarebbe la prima prova tangibile dell'esistenza di Gesù. È l'unica pietra miliare, è l'unica prova fisica, non scritta, che abbiamo sulla famiglia di Gesù. Credo che molte persone rimarranno sorprese di apprendere che Gesù aveva un fratello. Anche se Giacomo viene nominato nel Nuovo Testamento, molti cristiani sono cresciuti con la convinzione che Maria fosse rimasta vergine e non avesse avuto altri figli. Credo che desterà scalpore. Sia Matteo che Marco menzionano i fratelli di Gesù nei loro Vangeli. Oltre a Giacomo ci sono Giuseppe, Simone e Giuda, insieme ad almeno due sorelle. Ma il dibattito sui loro genitori è ancora aperto. Per i cattolici la verginità di Maria è imprescindibile. Non era vergine solo al momento del concepimento di Gesù, ma anche dopo. Ecco perché preferisco pensare che Giacomo, il fratello di Gesù, sia nato dal precedente matrimonio di Giuseppe, avvenuto prima di sposare Maria. Ma non tutti i cristiani sono d'accordo. I protestanti accetterebbero i fratelli di Gesù come figli biologici di Giuseppe e Maria. In questo caso Gesù sarebbe il figlio maggiore e magari i suoi fratelli lo guardavano con ammirazione. Matteo 1,25 dice letteralmente: Giuseppe non ebbe con lei rapporti coniugali finché ella non ebbe partorito Gesù. Le parole di questa frase implicano che dopo la nascita di Gesù, Maria non abbia avuto altri figli, che sono a tutti gli effetti fratelli e sorelle di Gesù.
La Bibbia racconta molto poco sui primi anni di vita di Gesù. I Vangeli sorvolano sulla vita di Gesù fino all'età di 30 anni, quando si dichiara figlio di Dio. Ma cosa ha fatto negli anni della sua adolescenza, quando giocava con i fratelli e le sorelle? Scritto 100 anni dopo la morte di Gesù, il Vangelo dell'infanzia di Tommaso narra gli episodi della gioventù di Cristo. Viene descritta la figura di Giacomo e anche alcuni episodi in cui i due bambini giocano insieme. Giuseppe mandò Giacomo nel bosco a raccogliere legna. Gesù andò con lui. Il Vangelo prosegue. Un serpente infame morse Giacomo sulla mano e lui cadde morente. Il giovane Gesù corse da Giacomo e non fece altro che soffiare sul morso. E immediatamente la ferita guarì. Giacomo è collocato accanto a Gesù sin dalla sua infanzia. Esiste una stretta relazione tra loro, non soltanto in termini di parentela, anche di esperienze comuni. Eppure la storia di Giacomo, fratello di Gesù, viene dimenticata. Finché non riappare quest'urna funebre con il suo nome inciso sopra, a scatenare uno dei dibattiti per falsificazione più controversi della storia. La storia dell'ossario di Giacomo, l'urna che pare contenga i resti di Giacomo, il fratello dimenticato di Gesù, inizia con uno dei più grandi collezionisti antiquari del mondo. Oded Golan è sicuramente uno dei maggiori esperti di manufatti archeologici. Possiedo la più grande collezione privata di ossari di Israele, probabilmente del mondo. La sua vastissima collezione narra dettagliatamente la storia dello sviluppo delle civiltà locali, compresa l'era biblica. Quei reperti devono valere milioni e milioni di dollari. Golan racconta di aver acquistato negli anni 70 un ossario vuoto risalente al primo secolo da un commerciante di Gerusalemme. Ho visto l'incisione e ho riconosciuto il nome Yaakov, che è la parola che significa Giacomo. C'era solo l'ossario, senza alcun altro oggetto ad accompagnarlo. Nel primo secolo, a Gerusalemme, era consuetudine custodire le ossa dei morti in urne in tombe sotterranee. L'archeologo Byron McCain è il maggiore esperto di pratiche funebri dell'antica Palestina. Ci troviamo a sud dell'antica città di Gerusalemme. In questa zona c'è un gran numero di siti funebri risalenti all'epoca di Gesù. Nella tradizione ebraica, al primo anniversario della morte, si raccoglievano le ossa del defunto, che poi venivano deposte in un ossario su cui veniva inciso il nome e poi sistemato all'interno della tomba. Negli anni 70, a Gerusalemme, fiorisce un ricco commercio di antichi ossari. Non avevo notato niente di speciale in questo ossario. Era rimasto per molti anni a casa dei miei genitori, insieme ad altri reperti che avevo acquistato all'epoca, perché non mi aveva suscitato un particolare interesse. Ma nell'aprile del 2002, Golan invita Andrew Lemaire, un famoso studioso di aramaico antico, per esaminare alcuni pezzi della sua collezione. L'attenzione di Lemaire viene immediatamente monopolizzata da quel vecchio ossario comprato 30 anni prima. Lo studioso decifra l'incisione, che recita: Giacomo, figlio di Giuseppe, fratello di Gesù. A quel punto era molto probabile che quell'ossario fosse di Giacomo, il fratello di Gesù Cristo.
Francamente, non sapevo nemmeno che Gesù avesse avuto fratelli o sorelle. Golan spedisce l'ossario all'Istituto Geologico di Israele per una consulenza sull'autenticità. Il reperto e le sue incisioni vengono esaminati con il microscopio elettronico e si appura che la scritta non è stata incisa con strumenti moderni. La questione non è autenticarlo, ma collegarlo al fratello di Gesù. Per verificare la possibilità che i tre nomi di Giacomo, Giuseppe e Gesù si potessero trovare in più di una famiglia del primo secolo, Golan chiede all'esperto di statistica, Camille Fuchs, di controllare i nomi presenti sull'ossario. Abbiamo 168 ossari di quel periodo, ritrovati a Gerusalemme. Dato che il nome Giuseppe appare per il 7%, Gesù il 4% e Giacomo il 2%, Fuchs conclude che sia quasi impossibile che sia esistita un'altra famiglia in cui compaiano i tre nomi. A mio parere è molto probabile che il Giacomo che ha riposato in quest'urna funebre sia davvero Giacomo, il fratello di Gesù. La probabilità che esistesse un'altra famiglia con questi tre nomi, il cui padre si chiamava Giuseppe e due dei suoi figli fossero Giacomo e Gesù, è decisamente remota. Duemila anni fa, la morte di Giuseppe cambia definitivamente la vita di Giacomo e Gesù. Non conosciamo la data esatta della morte di Giuseppe, ma dal 27 d.C. non se ne hanno più notizie. Il nucleo fondamentale della società ebraica del primo secolo è la famiglia. Con la morte di Giuseppe viene a mancare l'uomo che provvedeva alla famiglia, che ne garantiva il sostentamento. È naturale pensare che a questo punto Gesù sostituisca il padre nel suo lavoro per mantenere i suoi familiari. Ma a quasi 30 anni d'età, Gesù fa una scelta di vita diversa. Gesù lascia la famiglia e inizia a viaggiare per la Galilea e la Giudea. Secondo i Vangeli, Gesù va a cercare Giovanni Battista sulle rive del fiume Giordano. Il battesimo di Gesù ad opera di Giovanni Battista lo galvanizza e lo convince ad agire e a convertire la gente. Inizia a operare miracoli e a scacciare il demonio. I Vangeli narrano che nel corso della sua predicazione Gesù attira una vasta folla. I suoi miracoli suscitano interesse e curiosità. Mentre Gesù intraprende la sua missione, la famiglia rimane a Nazareth. Gesù lascia a Giacomo e agli altri fratelli e sorelle l'onere di farsi carico della famiglia. Questo è il risvolto scomodo della sua decisione. Il villaggio è piccolo e cominciano a girare chiacchiere sul modo in cui Gesù ha deciso di partire per la sua missione misteriosa, lasciando la famiglia abbandonata a se stessa. Si viene a creare una sorta di emarginazione sociale a causa di questo fratello un po' pazzo, imbarazzante. Possiamo immaginare che questo abbia causato un attrito tra Gesù e i suoi familiari. E mentre la fama di Gesù cresce, la tensione con la sua famiglia aumenta. Giacomo considera l'operato di Gesù motivo di disonore per la sua famiglia. E spinge i fratelli, uno contro l'altro.
Cafarnao, sulle rive del lago di Tiberiade. Secondo il Vangelo di Marco, nella sinagoga, un uomo chiede a Gesù di guarire la sua mano offesa. Gesù gli dice di stendere la mano e lo guarisce. Ma è sabato, e il sabato è proibito lavorare. Il fatto che Gesù guarisca una mano paralizzata di sabato nella sinagoga mostra che egli fa ciò che vuole, ignorando le leggi. Questo miracolo crea un conflitto tra Gesù e i sacerdoti ebrei. Ora la sua reputazione lo precede ovunque vada. Il numero di discepoli aumenta. Ma le folle che lo circondano attirano l'attenzione dell'autorità romana. Durante le predicazioni di Gesù in Galilea, questo territorio era sotto l'occupazione di Roma. I romani lasciavano libertà di credo e religione a tutti gli abitanti, ma c'era soltanto una cosa che non potevano tollerare: la presenza di una figura carismatica che distogliesse l'attenzione dalla venerazione per l'imperatore. Temendo per l'incolumità di Gesù, Giacomo e la famiglia lo raggiungono a Cafarnao. Credo che fossero molto preoccupati di sapere che un loro parente era il responsabile di un tale fermento religioso che poteva potenzialmente sfociare nella violenza. Quando hanno saputo che Gesù andava in giro a predicare e a scacciare demoni, hanno pensato che fosse diventato matto. Sono qui per vedere Gesù, sono suo fratello, c'è anche sua madre. Ma alla notizia dell'arrivo della sua famiglia, Gesù si rifiuta di vederli. E chiede: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Ecco mia madre e i miei fratelli. Perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre. È un messaggio chiaro per la famiglia. Se non mi sosterrete, io rinnegherò anche voi. Non vuole vedervi. Ha quasi insultato i suoi parenti. Digli che veniamo da lontano, c'è anche sua madre. Mi dispiace. Si tratta del rifiuto del nucleo familiare. E credo che i parenti ne siano rimasti sconvolti. È uscito di senno. Andate via! Giacomo non è diverso da noi. Insomma, che cosa fareste se vostro fratello vi dicesse: io sono il figlio di Dio? Beh, mi sembra ovvio che pensereste che è diventato pazzo. Andiamo via! Andiamo via! Non ci farà entrare! Poche settimane dopo, Gesù entra a Gerusalemme. Migliaia di persone lo acclamano per le strade. Ma il Vangelo racconta che nell'orto degli ulivi Gesù viene arrestato e il giorno seguente viene torturato e giustiziato. La sua famiglia non è riuscita a salvarlo. Il Vangelo apocrifo, che non fa parte del Nuovo Testamento, ci riporta di Giacomo. Questo Vangelo ci indica che Giacomo si trova a Gerusalemme nei giorni immediatamente successivi alla crocifissione. Probabilmente Giacomo ha vissuto l'arresto di Gesù e la sua morte per crocifissione come un profondo trauma che gli ha cambiato la vita per sempre. Inizia così un periodo di digiuno e di lutto. Un atteggiamento che nessuno dei discepoli di Gesù ha avuto. Ma poi la Bibbia rivela che il dolore di Giacomo si interrompe bruscamente. Gesù ritorna. Fu sepolto. Ed è risorto il terzo giorno, secondo le scritture.
Poi apparve a Giacomo. Giacomo aveva passato molti anni della sua vita a chiedersi chi fosse davvero suo fratello, soprattutto durante le predicazioni di Gesù. La resurrezione è il momento in cui Giacomo arriva a credere che Gesù sia davvero una persona speciale. Forse è in quel momento che si rende conto che Gesù non è solo suo fratello, ma anche il suo Signore. La vita di Giacomo si trasforma. Da fratello dubbioso diventa il sostenitore più devoto di Gesù e collabora alla creazione della nuova religione. Nell'ottobre del 2002, la notizia della scoperta archeologica più sorprendente del nuovo millennio appare sulle pagine dei giornali di tutto il mondo. L'urna funebre di Giacomo viene esposta all'Ontario Royal Museum di Toronto, in Canada. Ho pensato di trovarmi di fronte a un reperto archeologico fantastico, probabilmente l'unico oggetto proveniente dalla famiglia di Gesù. Ma ben presto, l'ossario scatena una polemica. Mentre era esposto a Toronto, qui in Israele cominciano a domandarsi come fosse arrivato laggiù. L'autorità risponde che non sapeva che Golan intendesse portare all'estero quel reperto. Due mesi dopo la prima esposizione pubblica, l'autorità archeologica israeliana rifiuta a Oded Golan l'estensione della sua licenza di esportazione e pretende che l'ossario torni immediatamente in Israele. Oded Golan ha messo in imbarazzo la polizia israeliana e l'autorità archeologica e per questo vogliono punirlo. Nel luglio del 2003, la polizia di Tel Aviv, insieme agli agenti dell'istituto, irrompe in casa sua. Gli piombano in casa nel cuore della notte. Siamo entrati nel suo appartamento con un mandato di perquisizione. Oltre all'urna di Giacomo, le autorità archeologiche vogliono esaminare altri reperti della collezione di Golan. L'appartamento era pieno zeppo di oggetti antichi. Hanno trovato una gran quantità di materiale, disegni, programmi di computer, documenti, che facevano pensare al laboratorio di un falsario. Alla fine della perquisizione abbiamo raccolto decine di oggetti che sembravano contraffatti. La polizia confisca casse intere di manufatti, tra cui l'ossario funebre di Giacomo. Fate attenzione. Da quel momento in poi si apre un'indagine completamente diversa. Non si tratta più di omissione di denuncia alle autorità, bensì di falsificazione e spaccio, che è un reato penale. Quindi il personaggio di Oded Golan, ossessionato dalla sua passione, suscita forti sospetti proprio perché il mercato dell'archeologia è spesso denso di ombre, di lati oscuri e a volte al limite della legalità. Il quadro che ne risulta è davvero interessante. Ma Oded Golan nega ogni capo d'accusa. È un'accusa assolutamente ridicola. Hanno trovato una semplice scatola di vecchi attrezzi che usavo per restaurare i reperti, come qualunque altro collezionista. Per più di un anno, Golan viene relegato agli arresti domiciliari, mentre le autorità eseguono le indagini. La notizia di un'eccezionale scoperta archeologica si trasforma nel complotto di una mente criminale che tenta di cambiare il corso della storia. Nel dicembre del 2004, il Tribunale di Gerusalemme accusa Golan e altre quattro persone di 44 capi di accusa tra frode e falsificazione. Vengono accusati di far parte di una rete internazionale di falsari, di contraffare reperti storici, creando oggetti archeologici importanti come l'urna funebre di Giacomo, il fratello di Gesù. La pubblica accusa vuole dimostrare che Golan ha aggiunto le tre parole più significative. Fratello di Gesù all'iscrizione.
L'ossario risale sicuramente al primo secolo, ma Oded Golan ha aggiunto quelle poche parole che gli assegnano un significato completamente diverso. Il castello accusatorio si basa sull'esame effettuato dall'esperto di epigrafia Chris Rolston, che ha analizzato l'iscrizione alla ricerca di incongruenze. Osservando attentamente l'incisione, si notano una differenza di profondità e la presenza di una sorta di crenatura tra la prima e la seconda parte dell'iscrizione. Secondo me, la probabilità che almeno la seconda parte dell'incisione sia una contraffazione moderna si aggira tra il 75 e l'85%. Credo che il falsario abbia tentato di imitare lo stile di scrittura della prima metà dell'iscrizione, ma il risultato non è estremamente preciso. La difesa non è d'accordo. Quindi l'accusa rivolge la sua attenzione alla patina che riveste l'urna. Nei 5 anni successivi, gli scienziati analizzano i microorganismi incastrati tra i solchi delle lettere, sospettando che siano stati inseriti appositamente da Golan. Ha creato quella patina nel suo laboratorio. Ha prelevato della terra da qualche sito archeologico dello stesso periodo. Poi è tornato a casa, l'ha mescolata con l'acqua e alla fine l'ha passata sull'urna. Ma i testimoni della difesa contraddicono questa teoria. Per falsificare una patina simile occorre molto, molto tempo. Anni e anni. Addirittura 50 anni, se non 100. Per consentire ai microorganismi di crescere in quell'ambiente. Ogni giorno viene presentata una nuova prova. In questo processo sono stati interrogati più di 100 testimoni. Molti di loro erano esperti e studiosi. Il processo è durato quasi 8 anni. Vennero vagliati elementi di geologia, fisica, chimica, pietre, colle, inchiostri. Non credo che ci sia mai stato un caso simile in tutto il mondo. Il giudice ripeteva a ognuno di loro: se lei, che è un esperto mondiale in materia, non è in grado di dirmi se il reperto è autentico o no, come posso deciderlo io? Poi, nel marzo del 2012, alla fine del processo per contraffazione più lungo della storia, dopo 12.000 pagine di atti e più di 400 prove, il giudice raggiunge un verdetto. Oded Golan viene riconosciuto colpevole di 2 capi d'accusa relativi al traffico di opere d'arte. Ma per quanto riguarda l'accusa di contraffazione, viene riconosciuto non colpevole e assolto da ogni imputazione. Mi sentivo sollevato, ma ero consapevole di aver perso molti anni nel tentativo di dimostrare una cosa per cui non sarei nemmeno dovuto essere processato. Ma il verdetto non dichiara se quell'urna sia effettivamente l'ossario del fratello di Gesù, Giacomo. Il dibattito è ancora aperto. Alla fine di questa odissea decennale, rimane ancora il dubbio se quel reperto sia davvero un oggetto legato alla famiglia di Gesù di Nazareth. Ma la Bibbia ci racconta cosa è successo a Giacomo. Egli è destinato a cambiare il corso della storia. È possibile che questa urna funebre contenesse le ossa del fratello di Gesù, Giacomo. Non si conosce bene la sua storia, ma i Vangeli forniscono qualche indizio. Nel Vangelo secondo Tommaso, ai discepoli che vogliono individuare una guida dopo la sua morte, Gesù dice di rivolgersi a Giacomo. Giacomo era un uomo molto devoto. Uno storico del secondo secolo riferisce che Giacomo si inginocchiava così spesso per pregare che aveva dei calli sulle rotule. Giacomo diventa il primo vescovo di Gerusalemme. Salve, fratello. Diventa un punto di riferimento fondamentale perché assicura quella stabilità di cui il movimento cristiano ha bisogno. Con il tempo sviluppa progressivamente un impegno e una responsabilità per il messaggio del fratello. Per te. Ma ben presto, la sua autorità viene messa in discussione da una persona che in precedenza aveva contestato Gesù e i suoi insegnamenti. Paolo era un fariseo
e tra i più agguerriti avversari di Gesù, che all'improvviso si converte, entra nella comunità cristiana e assume un ruolo importantissimo al suo interno. Paolo viaggia per tutto l'impero romano, predicando il messaggio di Gesù per oltre 10 anni. Egli decide di rivolgersi anche ai gentili, cioè i non ebrei. Il problema fondamentale dei rapporti con i gentili è stato il punto dolente dei primi anni del cristianesimo. Occorre ricordare che tutti i primi seguaci di Gesù erano ebrei, tutti quanti. Quindi, che cosa c'entrano i gentili? Paolo non chiede ai gentili di convertirsi all'ebraismo per diventare cristiani, ma di diventare direttamente seguaci di Cristo. Le sue lettere alle comunità cristiane, le epistole, occupano un terzo del Nuovo Testamento. I suoi insegnamenti dimostrano la sua determinazione a convertire i gentili. Gesù disse: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. Questo significa non solo agli ebrei. Sono sicura che Giacomo, venendo a sapere di Paolo e della sua missione, si sia sentito molto frustrato. Paolo non ha mai conosciuto Gesù. Giacomo, invece, era suo fratello e deve tollerare questo illustre sconosciuto che pretende di insegnare il messaggio di Gesù ai gentili. Il rapporto tra Giacomo e Paolo si deteriora a tal punto che i due sono costretti a convocare una grande conferenza a Gerusalemme per risolvere la questione. Intorno al 50 d.C., 20 anni dopo la crocifissione di suo fratello, Giacomo presiede un concilio tra i capi del movimento religioso. Il suo esito deciderà il futuro. Rimarranno una piccola setta ebraica oppure il cristianesimo andrà diffuso in tutto il mondo? Paolo arriva al concilio per difendere la sua teoria di estendere anche ai gentili la salvezza concessa agli uomini grazie al sacrificio di Gesù e porta con sé un cristiano greco per dimostrare la bontà della sua opinione. Ecco il mio amico, Tito il Greco. Paolo porta con sé Tito, un greco non circonciso, a dimostrazione dei risultati della sua evangelizzazione. E lo fa in segno di provocazione. Cosa volete fare al riguardo? L'unica cosa che conta è la fede. Se leggiamo gli Atti degli Apostoli, appare chiaro che esistono delle divergenze, soprattutto tra Giacomo e Paolo. Giacomo, di fronte a questo nuovo arrivato che predica un messaggio diverso da quello che lui stesso ha appreso da suo fratello, immagino che debba aver provato un forte senso di frustrazione. Quel concilio, fratelli, è la culla della prima forma di cristianesimo. Il processo tramite il quale l'ebraismo e il cristianesimo si separano in due diverse religioni è destinato a durare secoli. Detto questo, secondo me, la decisione di Paolo è un momento fondamentale di quella divisione. Ebrei o greci, gli schiavi sono liberi. Paolo crede fermamente che occorra andare a diffondere il messaggio se davvero si vuole proteggere l'insegnamento di Gesù. Ascoltami. Giacomo è un ebreo praticante e ha un ottimo rapporto con le autorità ebraiche. Ma questo gruppo di ebrei che segue Gesù ormai ha una vera e propria identità. Non è semplicemente un settore dell'ebraismo. È un movimento a sé stante. Alla fine, Giacomo concorda con Paolo. Questa decisione rivoluzionerà il cristianesimo. Ma segnerà anche il destino di Giacomo, perché ora diventa una minaccia per l'ordine religioso ebraico. Giacomo rappresenta il primo cristianesimo ebraico a Gerusalemme. Ne ricopriva la massima carica e ovviamente le autorità si rivolgono a lui quando vengono a sapere delle idee rivoluzionarie dei seguaci di Gesù. A questo punto gli ebrei si rendono conto di non poterli più controllare. Nonostante la buona condotta di Giacomo, lo associano ancora alla figura sobillatrice di Gesù che era stato crocifisso 20 anni prima.
Giacomo viene arrestato per ordine della stessa autorità religiosa che anni prima aveva condannato a morte suo fratello Gesù. Gerusalemme, 62 d.C. Il sommo sacerdote ebraico impone a Giacomo un ultimatum. Rinnegare suo fratello Gesù come Messia o affrontare la morte. Ma Giacomo rifiuta. Il legame tra Gesù e Giacomo significa che Giacomo non può sopravvivere. Giacomo viene condotto sulle mura del Tempio, a poche centinaia di metri dal luogo in cui era stato crocifisso Gesù. Accetta il martirio per questa causa. Accetta il martirio per la sua sincera devozione a Gesù. Ma la caduta dalle mura del Tempio non lo uccide. Antichi testi riportano che Giacomo viene lapidato a morte e sepolto sul luogo della caduta. Secondo i costumi ebraici dell'epoca, un anno dopo la sua morte, le ossa di Giacomo vengono raccolte e conservate in un ossario. Ritengo probabile che i suoi seguaci abbiano richiesto il corpo e lo abbiano bruciato. Godeva di un notevole favore nella città di Gerusalemme tra gli abitanti. Per questo Giacomo è stato onorato, nonostante la morte umiliante che ha dovuto subire. Dopo la morte di Giacomo, il suo ruolo per la nascita della nuova chiesa viene dimenticato. Ma oggi Giacomo viene ancora venerato a Gerusalemme. La chiesa armena, costruita nel XII secolo, porta il suo nome. San Giacomo è il nostro primo patriarca. Siamo lusingati che la nostra comunità qui a San Giacomo sia legata in linea diretta al San Giacomo, che è stato il primo vescovo di Gerusalemme. Le nostre preghiere quotidiane considerano Giacomo nostro Signore e lo collocano seduto accanto a Gesù. Si dice che la cattedrale sia stata costruita dove sorgeva la casa di Giacomo. E i devoti credono che i suoi resti siano sepolti là sotto. Secondo la tradizione armena, le ossa di San Giacomo sono state riportate qui dalla valle del Cedron, dove erano state sepolte inizialmente, e sotterrate sotto l'altare maggiore dell'attuale cattedrale di San Giacomo. Ma cosa è successo all'urna che per prima ha contenuto i suoi resti? L'ossario di Giacomo è autentico oppure no? È una domanda difficile. La risposta non è ancora stata trovata. In conclusione, è ancora un mistero. Non sapremo mai se l'ossario di Giacomo sia autentico oppure no. Non sapremo mai se si tratta davvero di Giacomo, il fratello di Gesù. Dopo l'assoluzione di Golan dall'accusa di contraffazione, l'urna gli è stata restituita. Ora spera di poterla esporre di nuovo al pubblico. Dovrebbe essere messa a disposizione di tutte quelle persone appassionate di storia del cristianesimo. Ormai abbiamo molto materiale da valutare e da esaminare per farci un'opinione e giungere a una conclusione. Ma la disputa sull'autenticità dell'urna ha prodotto un importante risultato. Io credo che Giacomo il Giusto sia una delle figure più importanti dei primi anni del cristianesimo. E la controversia sul suo ossario abbia contribuito a divulgare il fatto che Gesù avesse avuto dei fratelli e che Giacomo fosse il più illustre tra essi. Ma allora perché la sua figura è stata dimenticata? Siamo stati influenzati dal fatto che la teologia ha sempre suggerito che Maria non abbia avuto altri figli, oltre a Gesù.
L'idea che Maria sia rimasta pura per tutta la vita ha contribuito a eliminare i fratelli di Gesù dalla scena della storia del cristianesimo. I primi Vangeli sono stati scritti pochi anni dopo la morte di Giacomo. E a quel tempo il cristianesimo e la religione che è diventata si era già allontanato dalle sue radici ebraiche. Nel secondo secolo il cristianesimo contava più seguaci tra i gentili che tra gli israeliti. Per questa ragione la memoria di Giacomo si perde, relegandolo così a semplice figura storica, anziché assegnargli il vero ruolo di transizione che ha svolto. Da un punto di vista teologico, per noi è difficile parlare dell'importanza del primo movimento creato da Gesù e del periodo storico in cui compare Giacomo. Tutti gli altri conoscevano Gesù. Lo conoscevano come maestro, lo conoscevano come guaritore. Giacomo conosceva un Gesù invisibile. Giacomo conosceva il Gesù che nessun altro poteva vedere.